Allora ragazzi, bentornati ad una nuova lezione. Questa volta iniziamo a fare sul serio, quindi iniziamo a realizzare il corpo della nostra farfalla. Ma prima di questo direi che possiamo vedere un po' più da vicino che tipo di colla uso io e come si prepara. Quindi adesso ve la mostro. Allora, come colla io utilizzo il Kerabond della Mapei. È una colla fatta apposta per il mosaico ed è bicomponente, ovvero sì, è composta da una componente in polvere, che sarebbe questa, e una componente liquida, che è appunto quella contenuta nella tanica. Queste due componenti vanno mischiate e a seconda della quantità di liquido maggiore o minore che noi andiamo a mettere all'interno della miscela, avremo una colla più dura o più morbida, che avrà diversi vantaggi e svantaggi, che poi vi illustrerò strada facendo. Niente, adesso vi faccio vedere come si prepara. Allora, come prima cosa ci procureremo una ciotolina o un contenitore nel quale mescolare e conservare la nostra colla. Poi procederemo ad aggiungere la polvere fino a raggiungere, diciamo, il quantitativo di colla che riteniamo necessario. Ora io uso un piccolo trucchetto, questo della rete, che serve praticamente a separare quei grumi che si formano a causa dell'umidità all'interno della polvere. Quei grumi poi possono essere semplicemente sbriciolati e si riotterrà la polvere perfettamente funzionante, però utilizzare questa rete impedisce ai grumi di finire nella nostra ciotola e quindi rendere poi difficoltoso mescolare il tutto. Ok, adesso che abbiamo finito di mettere la polvere, possiamo procedere ad aggiungere la componente liquida. Il mio consiglio è quello di aggiungerne un goccino alla volta per non rischiare che diventi troppo liquida, perché se diventa troppo liquida sarete poi costretti ad aggiungere di nuovo la polvere e così facendo vi ritroverete con un secchio di colla che sarà eccessiva per qualsiasi cosa. Allora, un goccino alla volta si mescola fino a far sciogliere completamente la polvere. Un altro consiglio che vi do è: cercate di non farla subito troppo dura, perché una caratteristica di questa colla è che una volta mescolate le due componenti, in una decina di minuti diventa più dura. Poi si mantiene stabile, è in grado di durare anche 2 giorni, però appena fatta i primi 10 minuti si indurisce più velocemente, per cui a volte è necessario riaggiungere dell'altro liquido. Sicuramente se partite con una consistenza molto dura sarà per forza di cose obbligatorio aggiungere l'altro liquido passati 10 minuti. Ok, per realizzare la nostra farfalla partiremo dal realizzare il corpo e le nervature nere delle ali. Perché questa scelta? Perché la parte colorata delle ali sarà realizzata in micromosaico, quindi avere un contorno più solido già in posizione ci aiuterà poi successivamente nella fase in cui andremo poi a riempire le ali. Quindi partiremo col nero che abbiamo tagliato nella seconda lezione e partiremo dal corpo perché è la parte composta dai pezzi più grandi. Allora, per tagliare, come potete vedere, useremo delle pinze che sono fatte apposta per il mosaico. Io vi metterò il link per poterle trovare su Amazon. Comunque noi cominciamo con il corpo, quindi cominceremo dalla testa e poi, una volta finita la parte del corpo, cominceremo a riempire i contorni delle ali. La tecnica per tagliare è piuttosto semplice. Una volta ottenuti i quadratini che abbiamo ottenuto l'altra volta con l'utilizzo della martellina e del tagliolo, andremo ad utilizzare le pinze semplicemente come se fossero delle forbici. Poi si applica la pressione per andarle a tagliare secondo la forma che a noi ci servirà, facendo attenzione a non schiacciarsi le dita. Poi questo è un processo con il quale, mano a mano che lo si applica, ci si prende la mano, quindi è più semplice di quello che sembra. Quindi così, un pezzetto alla volta, procediamo fino a realizzare l'intero corpo della farfalla.
Bene, una volta finito il corpo della farfalla, procederemo a realizzare le ali. Anche in questo caso partiremo dalle zone occupate dalle pietre più grandi perché ci aiuteranno a fare da sostegno a quelle più piccole che ci saranno intorno. Quindi partendo dalle macchie principali andiamo poi a comporre le varie linee che strutturano le nostre ali. Una cosa di cui non abbiamo parlato è come applicare la colla. Allora, la colla viene messa sul supporto direttamente, quindi sul legno direttamente, facendo attenzione a premerla in maniera che aderisca bene al legno. Non ne mettete tanta in anticipo perché in pochi minuti, soprattutto se è molto ventilato, tende a formare una pellicola asciutta che, una volta che premete la pietra sopra, farà sì che questa non attacchi. Quindi cercate sempre di applicarla a piccole zone oppure muovetela per rinfrescarla in continuazione. Allora, una cosa che potrete aver notato è che io ho detto di cominciare dai contorni e adesso in più occasioni sto mettendo dei colori che poi saranno all'interno dell'ala. Bene, questa cosa la sto facendo perché in spazi così stretti andare a rimettere la colla dopo che la si è tolta sarà estremamente complicato. Quindi, dal momento che già è presente, andremo ad approfittarne a riempire questi buchi direttamente.